Non cala ad Alcamo l'interesse per la vicenda legata alla delocalizzazione della distilleria Bertolino nel comune di Partinico, contrada Bosco Falconeria. Ascoltiamo oggi il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, in riferimento alle recenti dichiarazioni rilasciate al Giornale di Sicilia da parte del sindaco di Partinico, Salvatore Robiundo, il quale parla di inutili ostruzionismi in riferimento al fatto che il Consiglio Comunale di Alcamo ha recentemente trasmesso osservazioni. Si parla ormai di scontro istituzionale tra il Comune di Alcamo e il Comune di Partinico per questa ormai nota vicenda della delocalizzazione della distilleria Bertolino. Ci sono delle affermazioni del sindaco di Partinico, il quale parla appunto di inutili ostruzionismi. E al riguardo il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, cosa si sente di dire appunto su questa delicata vicenda e sulle dichiarazioni del sindaco di Partinico? Ma io non parlerei né di scontro né di ostruzionismi, in realtà qua si parla di tutelare gli interessi e i diritti di un territorio. Alcamo è al confine con Partinico, o meglio il territorio in cui è prevista questa delocalizzazione è proprio al confine col territorio di Alcamo. Si sono subito sollevate notevoli preoccupazioni non solo degli abitanti della zona ma anche di tantissimi comitati, il che ha spinto la nostra amministrazione a studiare, a prendere in mano questa situazione, e soprattutto anche il Consiglio Comunale a farlo. Il Consiglio Comunale si è espresso, ha anche fatto un approfondito studio di carattere tecnico e ha fatto delle osservazioni che sono state poi da noi mandate al Comune di Partinico, in particolar modo all'organo competente, cioè al Consiglio Comunale. Oggi quindi io non parlerei di ostruzionismo. L'ostruzionismo è, diciamo, ha una connotazione negativa, cioè volere fare ostruzione, voler interrompere, bloccare un iter in maniera negativa. Noi non vogliamo bloccare un iter per capriccio, ma per tutelare il diritto alla salute, il diritto alla salubrità dell'ambiente, il diritto ad avere delle acque che siano sane, perché ricordo in quella zona dove è prevista questa delocalizzazione sono vicine le nostre fonti di approvvigionamento idrico. Quello che a noi interessa e quello che è stato voluto che abbiamo voluto mettere in chiaro è che le procedure seguite dal Comune di Partinico devono essere innanzitutto pienamente legittime. Io capisco, tutti noi capiamo, che la questione della Bertolino va avanti da anni, la delocalizzazione, come il collega ha detto, era un obiettivo della città di tanti anni, ma questo non, delocalizzare non significa spostare e mettere quello che prima creava problemi dentro la propria città al confine con le città degli altri, senza che poi gli altri non possano esprimersi. Alcamo, così come tutte le altre città, hanno diritto di esprimersi e di tutelare i propri cittadini e il proprio territorio. Questo è stato fatto.